Il pensiero di Giovanni Falcone, la sua attualità, il metodo investigativo adesso applicato in tutto il mondo, questi alcuni dei temi del convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Caltanissetta, presieduta dal giudice Santi Bologna e dalla sezione territoriale della Scuola di Magistratura coordinata dalla giudice Valentina Balbo. Tra i relatori, oltre a Sergio Iacona, presidente della Camera Penale, il professor Andrea Longo, associato di diritto penale all'Università Sapienza di Roma. Relatore è anche uno dei magistrati del pool antimafia Giuseppe Di Lello, chiamato dal capo dell'ufficio istruzione di Palermo Antonino Caponnetto nel pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in cui fu giudice istruttore. La scelta di Giovanni Falcone di andare a Roma prima all'inizio non fu compresa, così l'ha raccontato il magistrato oggi in pensione. Eravamo preoccupati perché andava, non perché andasse a Roma, ma perché andava al Ministero della Giustizia con Martelli, che era stato ed era uno dei grandi nemici del PUI. Però poi noi capimmo che lui lì da quella postazione poteva fare moltissimo, anche perché come direttore generale degli affari penali diventava praticamente un secondo ministro nel ramo penale. A moderare l'incontro Giovanni Bianconi, inviato del Corriere della Sera, per il quale segue le vicende giudiziarie e di cronaca. L'assedio, troppi nemici per Giovanni Falcone, tra i suoi libri più conosciuti. Semplice pensare che c'è, ricordarlo soltanto come un eroe, senza ricordare che prima di essere un eroe è stato anche un magistrato molto osteggiato, molto discusso per le sue prese di posizione da una parte politica, poi dall'altra parte politica, dai suoi stessi colleghi che prima lo appoggiavano, poi invece l'hanno contrastato, si sono divisi, quindi è più semplice nel ricordo di una tragedia come quella che l'ha coinvolto fingere o comunque sia fare in modo che sembri tutto tranquillo per quello che è stato, ma invece tutto tranquillo non è stato. Giovanni Falcone in vita ha subito molte più sconfitte che registrato successi. L'importanza per i giovani magistrati di riflettere il ruolo della formazione territoriale della Scuola di Magistratura, non solo formazione, ma il dovere di confrontarsi con i principi, così Valentina Balbo, giudice responsabile della Scuola Superiore di Magistratura. E io ritengo che la lezione migliore che Giovanni Falcone possa averci dato oggi, noi magistrati oggi, è proprio quello di credere che il lavoro che facciamo non è mai fine a se stesso. E quando organizziamo questo tipo di convegni come quello di oggi, è un momento di crescita che va oltre quella che può essere una semplice lezione su un istituto giuridico, perché ci forma come persone prima che come giudici.